Ciao ragazzi, siamo all'ultima puntata del TG Arca. Allora, ieri ci sono state le due giurie si sono riunite per dare il voto al miglior film italiano in concorso, il miglior film internazionale in concorso, e adesso tra poco ci saranno le premiazioni. Per decidere il film vincitore, ieri durante le riunioni ci sono state molte discussioni, ma adesso andiamo a vedere come si sono svolti i fatti. Ciao Anna, dici le tue impressioni prima del voto. Quali sensazioni hai? Chi vincerà secondo te? Io sono convinta che vincerà L'Ultimo Terrestre e farà di tutto perché vinca. Elena? Anch'io sceglierò L'Ultimo Terrestre. Secondo me sarà una bella battaglia perché ce ne sono due o tre pochi, però quei pochi validi. No. Ciao, allora ci stiamo per riunire noi della giuria nazionale, decideremo qual è il film che vincerà il nostro premio e vedremo. Siamo qui alla riunione della giuria internazionale, abbiamo appena votato. E diciamo che i tre favoriti sono Carnage, Pollo alle prugne e Vergogna. E praticamente niente, ora siamo qua, dovremo discuterne su questi tre che sembra che sono i più favoriti con 16 voti tutti quanti. Buonasera, mi chiamo Walid e sono un membro della giuria internazionale del premio Arca Cinema Giovani. Ho partecipato a tutte le votazioni di giuria per la scelta del premio. Nell'ultima riunione c'è stata una disputa su due film. Eravamo in disaccordo, ma bisogna accettare le scelte della maggioranza. Dopo un'ora e mezza di discussione abbiamo finalmente scelto il film vincitore. Secondo me il film che è stato scelto merita il premio perché è il più profondo e intenso tra quelli in concorso. Favorite and it's I think it's the good movie of this selection because it's a really deep movie. E quindi io chiamerei subito la nostra amica Elisabetta Ferrando e tutti i ragazzi che consegneranno il premio Arca Cinema Giovani. Un progetto organizzato da Arca Enel, che è l'associazione ricreativa, culturale e sportiva dei dipendenti del gruppo Enel. I ragazzi qua fanno un sacco di cose, un sacco di attività, ormai da 10 anni, perché ormai il nostro premio ha 10 anni e Arca Cinema Giovani ha 10 anni, i ragazzi sono un po' l'anima giovane del festival e del Movie Village e realizzano un giornale, realizzano una web TV e sono soprattutto una giuria che è la giuria più numerosa presente qui alla mostra del cinema di Venezia. Allora, la giuria internazionale Arca è composta da ragazzi provenienti dalla Francia, dalla Tunisia e dall'Italia. Le prix Arca Cinema Giovani, miglior film Venezia 68. Pour avoir peint avec audace et grande maîtrise l'égarement de soi qui amène à l'impossibilité de créer et de garder des rapports avec les autres. Même celui entre frères et sœurs. Pour avoir supporté à l'écran la vie d'un personnage apparemment anormal, mais qui incarne la peur et les frustrations de la vie quotidienne trop souvent cachée par les apparences de la société actuelle, pour l'interprétation intense et émouvante des acteurs, surtout Michael Fassbender, qui met à nu la difficulté de se montrer au grand jour et de d'abord s'accepter avant d'être compris par la société. Le prix Arca Cinema Giovani Miglior Film Venezia 68 va a Shame di Steve McQueen. Abbiamo comunicato per la sua originalità e coerenza narrativa, per il modo innovativo e il tono esilerante con cui vengono trattati temi insiti nella nostra società, come l'alienazione dell'individuo e le difficoltà dei rapporti interpersonali, che vengono proposti dal regista con ironia e disincanto. Commedia e fantascienza messianica si contaminano e si fondono, facendosi satira del nostro tempo e offrendo una profonda riflessione sulla sensibilità umana.
il premio Arca Cinema Giovani, miglior film italiano a Venezia, va a L'ultimo terrestre di Gianna Santolacinacci. Quando mi hanno detto oggi, mi hanno detto, ti hanno dato il premio per il cinema dei giovani, io ho detto, essendo un egocentrico malato, ho detto, cavolo, ma non sono più giovane, sono un anziano. E invece poi ho scoperto che era la giuria giovane e questa cosa mi ha fatto un piacere enorme. Ieri in conferenza stampa mi hanno chiesto che tipo di pubblico vorresti e io ho risposto, non quelli come me. Mi piacerebbe che il film andasse ai ragazzi, insomma, un po' più svegli e di minore età. Beh, se vi è piaciuto sono molto molto contento. Grazie. La cosa che ci ha più colpito di questo film è il fatto che parla della realtà in maniera molto surreale, però è molto chiaro. E com'è stato dirigere queste scene in questo modo? Ma intanto io volevo raccontare la contemporaneità nostra, ma sono convinto che non si racconta la contemporaneità stando sulla contemporaneità, ma che c'è bisogno di spostarsi un pochetto. Cioè non mi piace il realismo, non mi interessa, volevo andare a prendere un'altra strada. E poi è stato facile, perché avevo una troupe splendida di ragazzi che lavoravano con me, tra l'altro molto giovani, magnifici. E quindi è stata una passeggiata, anche se all'inizio ero terrorizzato, poi è andato tutto bene. Noi aspettiamo il suo prossimo film, hai già qualche altra idea? Sì. Sto scrivendo una cosa nuova, però è presto per parlarne. Va bene, allora nessuna anticipazione, grazie tantissimo, grazie, davvero. Grazie di cuore. Allora, siamo qui con una delle colonne dell'Arca Cinema Giovani. Quanti festival hai fatto? 11, infatti 11, sì. Questo è l'11esimo? Sì. Complimenti. Grazie. Ero molto giovane quando ho iniziato. Com'è stato questo festival rispetto agli altri? Dal punto di vista della nostra organizzazione credo che voi ragazzi avete prodotto un ottimo lavoro, siamo molto soddisfatti di questa TG Arca, questa novità. Siamo contenti che tutti i nostri ragazzi si divertano e che costruiscano così qualcosa di concreto anche per il loro futuro, perché queste esperienze che stanno facendo secondo me sono molto formative. Film che le è piaciuto di più? Beh, il film che mi è piaciuto di più, devo dire, non lo so ben dire nella lingua, però Imizu può essere. Imizu, sì, sì, sì. Imizu è stato fantastico, è stato quello che mi ha colpito e che ancora ricordo giorno per giorno. Sì, è un bellissimo film. Bellissimo film, una bellissima storia soprattutto. Posso dare invece sul vostro lavoro, perché rispecchia un cliché oramai rodato da tanti anni, che come Arca abbiamo voluto e continueremo a volere, anzi l'idea è quella di trovare il modo di pubblicizzare ancora di più all'interno delle nostre aziende per fare in modo di far crescere la partecipazione. Quindi ogni volta che vengo vedo la vostra voglia di partecipare, anzi vedo che parecchi di voi che vengono da Giffoni, che si ritrovano la festa dei giovani di Giffoni, che si ritrovano al Festival di Venezia a formare la giuria, vuol dire che la scelta dell'Arca di puntare sulla cultura e sulla qualità, ecco, è un segno buono e che poi risponde. Ed ebbene, eccoci qua alla nostra ultima puntata, è stato un percorso bellissimo ed è volato e vogliamo ringraziare. È l'emozione. E vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno permesso di fare questa esperienza. E nulla, grazie di tutto e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Ciao!